Prego, prego, avanti. Grazie, grazie. Buongiorno. Allora, tutto bene? Ecco sì. I miei documenti, il mio... Allora, qui abbiamo la tessera elettorale. Ok, perfetto. Numero 1851? Sì. Okay. E poi abbiamo qui la carta d'identità. Signor Domenico San Camillo? Sì. Sì. Perfetto. Perfetto. Benissimo, allora, questa è la data. Perfetto, ok. Prego. Allora, aspetta, mi metto il timbro. Tutto. Allora, aspetta, e poi abbiamo per il Senato. Ah, no, questa è la carta d'identità. Prego. Il Senato e per la Camera, prego. No, grazie, io vorrei esprimere un voto di protesta come dice la legge del 1957, 30 marzo, e vorrei consegnarvi le mie motivazioni a riguardo. Non so se siete al corrente Sì, no, ho sentito di questo voto di protesta, però non ho capito bene. Guardi, praticamente qua ci stanno le spiegazioni anche migliori, che partiamo delle leggi, anche quello che vi riguardano, perché... Ci ha documentato bene, vedo, eh? Eh sì, perché comunque... fare una cosa del genere è una cosa un pochino forte, perché comunque denuncia l'incostituzionalità di questo Parlamento, di queste leggi. Cosa? Sì, in base alla sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale, cioè, è vero, non avevo sentito parlare. E quindi io ho fatto questa mia presente con tutte le note che trovo scritte qua, da consegnare, uno per la Camera in due copie, uno per il Senato in altre due copie, che voi penso sappiate dove mandare, e poi vorrei che questa copia mi venisse timbrata per ricevuta come ma queste sono tutte uguali, sono tutte e cinque copie uguali? Sì, perché due sono per il Senato e due per la Camera, quelle per il Senato è una per la prefettura e un'altra per... Cioè queste rimangono a noi? Sì, queste le deve mettere allegate alla mia testa, alla mia... E la quinta? La quinta mi serve come da ricevuta. A scanso equivoci per qualunque nostra responsabilità, di metterle tra le schede da definire per la commissione elettorale, sì, in modo che siamo sicuri che non prendiamo una decisione sbagliata. Sì, effettivamente. Quindi non la mettiamo fra le schede nulle, ma fra le schede incerte. No, perché il signore effettivamente non ha toccato proprio la scheda nella matita, quindi effettivamente il voto. Cioè, lui voleva intenzionalmente esprimere questo tipo di voto, quindi va apprezzato il suo senso civico. Se mi può lasciare, mi può mettere un timbro e darmi la ricevuta. Che... Ma lei dice quello che mettiamo sulla tessera elettorale? Sì. Quella sulla ricevuta da rilasciare sul foglio, che sul foglio cose dalle quattro copie per il Senato e la Camera. Ah sì, nel senso, però dico lo stesso timbro. Questo abbiamo già timbrato, sì, abbiamo già timbrato. Lo stesso timbro, quindi. Vabbè. Sì. Solo questo? Questo l'ha già compilato tutto, ci ha messo tutto, cioè sono tutte uguali queste qua. Sì. Questi quindi rimangono a noi e questo ritorna a lei. Quindi data, segretario, io sottoscritto, no, tutte cose. Ah, qua c'è quella lettera. Va bene, addirittura andiamo avanti, ci sono altre persone che dobbiamo. Prego, grazie. Grazie. Documenti. Prego, documenti. Grazie. Buongiorno. Quindi questa qui la studiamo, ok, quindi non ha votato, va bene, ok. Però ha votato, cioè nel senso. Ha votato a tutti gli effetti. Certo, no, la legge è bellissima, il voto è. Questa la mettiamo con la busta dei documenti. Sì, la mettiamo fra i documenti da far esaminare la commissione, perché potrebbe esserci qualche cosa da rivedere, ma noi in ogni caso il nostro lavoro abbiamo fatto, il nostro dovere abbiamo eseguito con coscienza e con coscienziosità, e quindi sì, mi sembra giusto, va bene. Prossimo! Sì.